Con Maurizio Piro, il direttore artistico del Comune di Mesagne, nel Borgo dei Presepi, un'iniziativa ripresa dopo alcuni anni di fermo, ma ripresa alla grande, Maurizio. Beh, dal risultato ottenuto credo proprio di sì, sono circa 30 presepi tra opere espositive e messe a concorso e dislocati nel centro storico, dentro le mura del centro storico, e quindi c'è stata una partecipazione molto significativa e anche come qualità dei presepi. E presepi di qualsiasi tipo che rappresentano anche l'arte napoletana. Ognuno ha messo in campo la propria creatività. Adesso ci troviamo all'interno della chiesa di San Salvatore, questo vedete è un'opera d'arte di incartapesta della Natività e anche di altri personaggi della tradizione del presepe, e poi tantissimi altri con il sughero. Ognuno ha messo in campo la propria creatività. Chiesa di San Salvatore in via Geofilo, sì. Profilo, sì. Mi pare, no? Sì. Che purtroppo non è stata mai recuperata, ma che speriamo venga recuperata. Un impegno notevole che ha visto al tuo fianco anche alcune associazioni, alcuni appassionati, perché se non c'è passione per queste cose è difficile farle. Diciamo che la forza di questa iniziativa sta proprio nell'associazionismo, anche dei soggetti privati che hanno voluto dare il proprio contributo alla realizzazione di questo concorso, di questo itinerario presepistico. E quello che vedete, anche questi ragazzi che hanno realizzato, è un'associazione culturale, no? Che lavora la carta pesta ed è veramente straordinaria, e quindi vuol dire con l'ausilio e con l'aiuto di tutti siamo riusciti a mettere in piedi un qualcosa che nel tempo si era sbiadito, e quindi diciamo credo di aver recuperato bene almeno quest'anno. Sì, si era sbiadito e in pratica è stato ripreso alla grande, perché questo percorso, il Borgo dei Presepi, diciamo ha un valore artistico molto superiore a quello delle vecchie edizioni. Quest'anno hanno partecipato anche le scuole di ogni ordine e grado. Quindi, come dire, ha visto anche il coinvolgimento dei bambini esprimere la propria creatività, la propria arte all'interno di questo percorso. Sono dei presepi molto, molto belli, molto significativi, con messaggi per la società, presente e futuro, dei messaggi importanti. E quindi, voglio dire, tantissime variabili nella composizione dei presepi. Dunque, Borgo dei Presepi, che assieme al Castello Incantato di Babbo Natale fa di Mesagne un punto di riferimento per le prossime festività. Beh, quest'anno sono le manifestazioni di punta del Natale 2017. Il Castello di Babbo Natale è molto bello, molto suggestivo, emotivo, e poi riguarda i bambini, il mondo dei bambini, fatto bene, quindi voglio dire è una bella iniziativa. Un'iniziativa che noi consigliamo, quindi il Borgo dei Presepi e il Castello Incantato di Babbo Natale nel piano superiore del Castello Normanno Svevo. Ora le date e gli orari per i nostri visitatori. Gli orari sono dalle 17 alle 21 dei giorni 25, 26, 27. Poi abbiamo il 30, 31, l'1 gennaio, 5 e 6 gennaio. Eccetto il 24, apriamo nelle prime ore del pomeriggio, poi è chiaro che ognuno raggiunge la propria abitazione per passare la vigilia del Natale in famiglia, quindi chiudiamo prima. Quindi c'è la possibilità veramente per tutti di venire a Mesagne e visitare questo Borgo dei Presepi e il Castello Incantato. Senza dubbio. Grazie Maurizio. Grazie a te Pino. Grazie.